energia, che calore, Enrico, una forza strepitosa. Arrivano da Firenze, provincia di Firenze. Lo diciamo preciso. Intanto diciamo che siamo con la canzone di noi un po' in anticipo, perché abbiamo un sacco di cose da raccontarci anche in vista del serale di questa sera. Allora, loro sono la Corale Santa Lucia Alborghetto e arrivano da Tavarnelle, ecco, Val di Pesa, in provincia di Firenze. E sono luminosissimi. Infatti stavo pensando di portare gli occhiali da sole, perché non riesco a guardare le signore. Tutti perché luccicanti. Come riflettono loro di luce propria, possiamo dire. Belli, tra un po' vi ascoltiamo anche cantare. Siamo con il maestro Marco Francioli. Buonasera maestro, ben arrivato. Due note non musicali ma biografiche sulla corale. Voi siete nati nel 1968. Sì. Quindi un Io bel ancora curriculum. Non c'ero. Lei non era ancora nato, ma il coro già c'era. Il coro già Pensi c'era, un po', che bella storia. Avete cantato anche in Francia. Abbiamo cantato nel 2005. Anche in Francia nel 2005. Un bel curriculum. Poi nel 2008 a San Paolo fuori le mura. Sì, insomma, adesso vi vogliamo ascoltare cantare. Che arrivano da Tavarnelle, Val di Pesa, in provincia di Firenze, lo ricordo. Sono la Corale Santa Lucia Alborghetto e sono pronti a cantare. Dobbiamo soltanto chiamare la sigla. Come sempre. Chiamo io, chiami tu. Chiama il maestro, ovviamente. Noi. Vediamo com'è in fiorentino questa sigla. Vediamo un po', vediamo. Lancio la sigla. Prego. 1, 2, 3. Sigla! Wow, bellissimo. Che carica! Svegliatevi bambine, alle
Enrico, vero Enrico? Grazie. Soprattutto la signora qua è simpaticissima. Non dia le bugie, ma come? L'ho sentito, lei è la voce più squillante qui davanti. Ha detto non voleva parlare, quindi non si è fermata subito. Ma sei un discolo. Ma perché me l'ha detto? Lei non me lo doveva dire. E dopo arriviamo anche da loro, signora, scherzo. Va bene, va bene. Viva la primavera, la festa di gioventù. Non vinci con lei, eh. Com'è signora? Ma la primavera. Siamo all'estate. Siamo dopo l'autunno. Non voleva parlare, la signora non voleva parlare, hai visto? Enrico, che oggi siamo partiti prima, non mi fare ridere, dobbiamo arrivare fino alle 18. Beh, meglio con allegria. Allora, dunque, la corale che abbiamo con noi questo pomeriggio, dicevamo, è nata negli anni, fine anni 60, ma siete una vera e propria famiglia, da quello che mi hanno detto gli autori. Sì, proviamo. Dai, un albero genealogico. Sì. Luciana e Gemisto. Sulle mani. Non ci sono. I primi non ci sono. Non ci sono. Bene. Marco e Francesca e Margherita. Allora, io sono Marco. Ah, tu sei Marco. Francesca è tua moglie. Francesca è mia moglie, Margherita è mia figlia. Dove sono? Francesca e Margherita sono in albergo. Ci provo con la testa. Abbiamo beccate tutte fino a Gina e Franco, ci stanno. Ci sono. Dove sono? Franco. Franco, avanti. Gina, qua davanti, vi vogliamo vedere. Poi faccia il giro, vado a prenderlo io, eh. Antonietta e Adelmo, sono venuti. C'è solo che faccio un giro, eh. Qualcuno. Paolo ricomponiamo le coppie qua. Paolo e Marcello ci sono. Conosciamo loro. Benissimo, prego. Ci sono anche Paolo e Marcello. Ma guarda, ma siete meravigliosi. Ma... Eccoci qua. Vieni, ecco Marcello. Non mischiamo le coppie, mi raccomando. Sia mai. Allora, abbiamo detto, voi siete? Noi Franco e Gina. Franco e Gina. Gina, da quant'è che state insieme? 60 anni. Mamma mia. Ma siete veramente irresistibili. Ma grandiosi, 60 anni allora, insieme. Come la signora, bellissima. Senta, Franco, ma Gina è più leggera o più pesante di 60 anni fa? No, è uguale. È uguale. Gina e Franco è più leggero o più pesante? Un po' più pesante, vabbè. Com'è cantare insieme, Franco? Sì, perché ci hanno portato un po' i nostri figlioli, poi i nostri nipoti, che sono appassionati di musica. E quindi allora, si canta. Allora, almeno altri 60 insieme, almeno. No. Enrico, presentaci la tua coppia. Qui invece chi abbiamo? Venite un po' più al centro, almeno ci vedono meglio a casa. Sì. Allora, siamo Marcello. Paola. Da quanti anni insieme? Compreso il finanziamento. Bisogna essere precisi. È preciso. Sì, è molto come preciso. Mai, come mai lui lo sapeva subito così bene? Povero sì, per i conti, ho lavorato in banca, capito? Non è che ogni giorno conta. I numeri, capito, sono una deformazione, fanno parte della deformazione professionale. Guarda, complimenti, un abbraccio da tutta TV2000, tutta la canzone di noi per queste storie bellissime. A Firenze durano i matrimoni, sono accesi. Complimenti. Senta, maestro, venga avanti. Eccomi. Ma se dovessimo trovare una parola d'ordine, prego, oltre ad amore, che mi sembra di capire, quale sarebbe la parola che identifica la vostra attività? Una sola. Officina. Perché? L'officina è un'officina. Fate vedere le mani. Abbiamo anche l'incudine. L'incudine? Poi oddio dopo, mio. Quindi, in che senso un'officina? L'officina perché proviamo a fare le cose, montare i brani, rismontarli quando non vengono bene. Vero. E quindi diciamo le voci vengono, si cerca di curarle un pochino. Certo. Perché diciamo noi non è che facciamo una selezione. Poi siete tutti, diciamo così, dilettanti, esatto, ma di tutti alto profilo, lo lasci dire a me. Grazie. Davvero complimenti. Grazie. È vero che poi ci sono mani fatate perché le sarte hanno realizzato i costumi, tutti i vestiti che vedete sono. Quindi è veramente un'officina questo coso. Un laboratorio proprio, un tailleur, e vi siete cimentati anche in uno spettacolo impegnativo. Di recente, nonostante dilettanti, abbiamo fatto per la prima volta un'opera lirica. Quale? Il Trovatore. Il grandissimo Trovatore. Il Trovatore di Verdi. Com'è andata? Abbiamo qualche foto, andiamo a vedere. Ecco, poi. Sì, sfogliamola, vediamo qualche altro scatto. L'impressione di quella giornata. Ma gli abiti ve li siete fatti voi? Allora, gli abiti ce li hanno dati. Mi abbiamo dato una mano. Sì, dai. Qui siamo in sala prove. Questo è praticamente il trucco, diciamo. Com'è stata questa esperienza, bello, maestro? Bello, speriamo di poterla rifare perché avendola fatta una volta sola. Certo. Ma il pubblico? Il pubblico? Come ha reagito?
entusiasta. Non solo parenti, ovviamente. No. Senta, ma il coro della Zingarella l'avete fatto o no? Sì. Ah sì? Sì. E come viene? Sentiamo? Enrico, dai, sentiamo? Benissimo, dal Trovatore di Verdi, il coro dei Gitani. Ascoltiamo, eccolo, vai! Eccolo qui! Non sono professionisti, ma l'avete cantato davvero con grande col cuore, passione. Vero, sì. Ci è piaciuto. Salutiamo gli strumentisti. I professionisti qua, il certo. Pianista, il maestro Duccio Consortini. Maestro. Un applauso al maestro. E la violinista Angela Tomei. Complimenti. Nonché nipote. Nipote di Gina, di Gina, esatto, Gina. Quindi ce l'abbiamo tutto. E poi esatto. L'incudinista. Certo, il genio di Verdi, l'incudinaio. Vabbè, quello che è. Ecco. Dov'è? Come si chiama? Andrea, ci piace. E dopo l'incudinaio c'è. Si sente un odore di frittura. Esatto. Perché è stata a cucinare fino a poco fa. Esatto. E adesso si presenta in studio. Dopo Melania! La bigliettara. Ecco la biglietta dopo l'incudinaio. Buon pomeriggio, sono qui vicino all'incudinista che non trovavate. Sono qui. Ti adoriamo perché ci porti il profumo della cucina. Bravo, ben detto. Allora, conosciamoli meglio i nostri ospiti in studio, il nostro coro, attraverso la scatola dei pensieri e delle parole. Vediamo un po' che pensiero hanno affidato oggi pomeriggio per farceli conoscere meglio. Vediamo. Siamo curiosi. Hanno anche un po' paura qua, mi sembra. Paura? C'è la signora prima fila che trema. Facciamola parlare a questo punto. No, sono un suo fan. Questo è un coro dove tutti vogliono fare tutto come più gli pare. A momenti il maestro potrebbe anche andare a casa. Sapevo che era un po' inutile. Poverino maestro, la mia solidarietà. Aveva già anticipato qualche cosa al maestro. Com'è? Tutti indisciplinati. A fare qualcosa. Un po' autonomi. Io alcune volte sinceramente ho pensato anche di
che ci venga a fare. Sì, esatto, c'è un coro mio. Evidentemente lei ha tanta pazienza, ma proprio tanta. Ma chi l'ha scritto? Chi l'ha scritto questo bigliettino? Vediamo un po'. Chi potrebbe? Tutti potrebbero. Sì, potrebbe essere anche Andrea l'incudinista che si nasconde. No, non è Andrea. No. Dai, si faccia avanti l'autore del biglietto che almeno maschio ci racconta. Maschio o femmina? È lui? No, è lei. No, è Gina. È lei. No. No. Chi è? La Maria. L'ha pensato Maria davvero? Io la Maria che non avevo parlare. Dubbi, signora, non scrive avevo basta. Dubbi. Che è successo? Cioè, è successo una verità. È la verità. Vangelo. Adesso siamo. Certo, sì, è perfetto. Qui Vangelo nel siamo senso. In tema. Ma tutti vogliono un segnale, il pollo maestro potrebbe andare anche a casa. Ecco. E chi potrebbe essere? Chiunque. E poi si richiama. E poi si richiama perché non si va avanti. Ma alla fine, Maria, sì? Decide il maestro o il coro? No, decide il maestro. E meno male, anarchia fino a un certo punto. Meno male, ma meno quello me lo lascio. Ma sentite, ma con un accento così bello, fiorentino pulito, qualcosa di toscano, ce lo volete cantare o no? Sentiamo un po' questa. Ce l'avete in repertorio? La porti un giorno, un bacione a Firenze? Sì. Ce l'avete? Ce l'avete? E allora dai, un bacione ci vuole. Un bacione, dai. Un bacione. Maestro, si faccia rispettare questa esibizione. Ma io deve fare quello che vuole lei. Okay. Gli altri sono all'ascolto e basta. Se poi non mi va bene vado via. Se le deve andare. Ok, perfetto. La corale Santa Lucia al Borghetto, eccoli. Ah!
ci vuole polso, ci vuole polso. Ma me l'ha lasciati là. Se lo meritava, probabilmente. Visto? È una prova. Una prova. Bravi, bravi. Hanno obbedito. Erano fermi là. Fermi, immobili, non si sono mossi. Lo facciamo un applauso a Firenze, che se lo merita, Firenze. Capitale della cultura, della bellezza, evviva Firenze! Va bene, piccolo spot a Firenze che insomma serve sempre, che rappresenta un po' tutta la cultura italiana. Vabbè, ma poi in questo studio Transital Italia, è per vero, cui... è vero. Questo coro della Battle tra i Puccini, no? Viene inseguito in questo studio, l'avete fatto voi. Complimenti. Poi maestro, bel testo, bellissimo. Ma sei terribile, Enrico. Non c'è problemi per le parole. Beh, non c'è la pronuncia, no. Proprio liscio, liscio. Proprio. Poi ognuno ci mette il significato che vuole. Certo. No, esatto. Senti, salutiamo tutto Tavarnelle. Tavarnelle Val di Pesa. Perché mi hanno detto in pubblicità che è tutto il paese è che accende TV 2000. Mi raccomando. Bravi a Tavarnelle, salutiamo anche le suore, insomma tutte le comunità che ci ascoltano, continuate a seguirci. Enrico, allora. No, a questo punto, dopo la parola, dopo i segreti, ma no, il segreto dobbiamo chiedere. Qual è il segreto per di questo coro? Bene, qual è il segreto? Secondo voi? E beh, da Firenze. So. Da Firenze? Già scoperto il segreto, Ma io gironzolavo per lo studio. C'era. Li ho visti, ho detto... Questi sono... Come li chiamate voi? I? Cantucci. I cantucci. Il cantuccio... Di è, dove? Vabbè, è questo... È buonissimo. Però, anche te? Sai che c'è? Che qui manca... Ragazzi, siamo...
copre sul pezzo. E che manca, cioè, manca un po' per bagnare la situazione. Che e ti rimane un po' qua. Che arriva, maestro. Hai visto? Qua? Mi omaggi. Detto fatto, guardate che spettacolo. Sì. Che cosa stiamo assaggiando, maestro? Vinsanto. Vinsanto, via TV 2000, perfetto. Un po' di pazienza a casa che si deve inzuppar per bene, mica com'è Enrico? Perché va benissimo. Addento io, sì, e poi non parla più nessuno. Ragazzi, avete da arrivare alle 18. Avete da arrivare alle 18. Sì, manca 10 minuti. Sì, ho capito. Poesia. Mi tocca infinita. Finire a messa. Possiamo mandare un'altra pubblicità? No. Che dobbiamo fare adesso, Enrico? Non ci sto capendo più niente. Allora, adesso ci salutiamo. Noi salutiamo la Corale Santa Lucia al Borghetto di Tavarnelle, Val di Pesa, provincia di Firenze. Ci salutiamo, maestro, con un brano particolare, eseguito anche in modo particolare. Come vedete, si sta cambiando la conformazione del cantano coro. Cantano solo gli uomini. E alcuni uomini. Chissà come l'avranno scelto. Sicuramente nel modo migliore, con un bellissimo Salve Regina. Grazie e buona serata. Grazie a tutti, a stasera alle 21:20. Grazie. Salve Regina, dolce Madre nostra, tutta bontà, tutta clemenza, amor, Pate servendo l'anima si prostra, sola speranza all'umano dolor. A te gemendo l'anima si prostra, sola speranza all'umano dolor. Or su quegli occhi tuoi, dolce Maria, pieni d'amore a noi rivolgi tu, sì che si svegli nella patria pia il puro fior del tuo seno. Che si svegli nella patria pia il puro fior del tuo seno.